Allora, la maggior parte dei 17enni durante l'estate, c'è chi lavora, fa la stagione, c'è chi va in vacanza con gli amici e con la famiglia, c'è chi invece vince 4 medaglie d'oro, 3 all'Europeo e una addirittura al Mondiale. Mese di luglio che resterà indimenticabile. Sì, è stata un'emozione fantastica riuscire a vincere queste medaglie e sono contenta perché comunque ci ho messo impegno, le ho preparate e quando arrivano le soddisfazioni è sempre un piacere. Allora, partiamo dall'Europeo. 3 medaglie in quanti giorni? In 4 giorni. E sono andate bene, ho vinto l'inseguimento a squadre, la corsa a punti e lo scratch. Sicuramente non me lo aspettavo e quindi è stato bellissimo. Ascolta, com'è avere una medaglia d'oro al collo, una maglia iridata, ascoltare l'inno, eccetera, eccetera? Tutte quelle cose che noi comuni mortali vediamo in televisione. Com'è viverlo lì? Là si provano tante emozioni, felicità comunque, e sicuramente ha ripagato tutto lo sforzo e il sacrificio che ho fatto e le 2 maglie mondiali sono state qualcosa di fantastico. Ecco, perché dopo l'Europeo si va al Mondiale, cosa succede al Mondiale? Al Mondiale ho vinto 2 maglie iridate sulle 2 prove che ho fatto e anche quelle là erano veramente inaspettate. Non sapevo com'era perché è il mio primo mondiale a cui ho partecipato e sicuramente è andato bene. Ascolta, c'è una di queste 4 medaglie che vale più delle altre o no? Oro, maglie iridate, tutto uguale, tutte bellissime. Sì, sicuramente sono medaglie che valgono veramente tanto tutte, il mondiale, la medaglia del mondiale della corsa a punti sicuramente è quella che mi ha dato più emozione e sicuramente a me e ai miei genitori che mi hanno sempre seguita e mi hanno sempre appoggiata in tutto e sicuramente è stata una grandissima emozione. Ascolta, la Val di Non è una terra di grandi ciclisti, partendo da Maurizio Fondrest, ma poi adesso passando per Rossella Callovi, anche lei iridata nel 2009 su strada, adesso c'è Moscon, adesso c'è Letizia Paternoster. Ma come mai il ciclismo e non la pallavolo o altri sport che si addicono magari da giovani più alle ragazze? Fin da piccola mi è sempre piaciuto il ciclismo, lo seguivo in TV, visto che comunque mio papà era amico di Maurizio Fondrest e quindi quando ero piccola, fin da piccola seguivo le gare ciclistiche in TV e la bicicletta è sempre stata la mia grandissima passione, anche quando dovevo andare a fare le passeggiate prendevo la bicicletta invece che andare a piedi e da là a 6 anni mia mamma voleva farmi fare danza, io invece no, ho preferito seguire mio fratello che aveva già iniziato col ciclismo e da là, quando ho iniziato, non ho più smesso. Ecco, dietro la telecamera, il papà, quando ha sentito la parola danza, ha buttato gli occhi al cielo, per fortuna che hai fatto ciclismo. Ascolta, quante ore ti alleni a settimana? A regime normale, durante la stagione, diciamo. Precise non le so, però comunque di giornate in allenamento ci vuole tanta costanza, quindi 3 ore ogni qualche giorno, insomma. Diciamo 3-4 volte alla settimana, comunque. Sì. Qualche rinuncia bisogna farla per arrivare e restare a questi livelli? Beh, sicuramente bisogna fare qualche rinuncia, sicuramente non puoi uscire tutti i sabati sera magari con le amiche e così, però comunque non è una rinuncia che mi pesa perché è quello che voglio fare, quindi lo faccio anche volentieri. L'impegno con lo studio è conciliabile, sì? Sì, basta un po' di impegno e tutto a posto. A scuola sei brava come in pista o no? No, non così, però no, me la cavo, normale. E anche su strada dicono che te la cavi benino. Sì, mi è sempre piaciuta anche la strada e cerco di portare avanti tutte e due, visto che mi piacciono entrambi e sono anche molto conciliabili insieme, una aiuta l'altra, quindi va benissimo. Ascolta, visto che sei una grande appassionata, hai un ciclista di riferimento? C'è qualcuno che ti è sempre piaciuto, qualcuno al quale ti ispiri? Beh, sicuramente da quando ero piccola sono cresciuta con Maurizio Fondrest e quindi un campione del mondo, tanto per dirla. Sì, è stato lui che mi ha dato il primo input a partire
e adesso come adesso mi piace un idolo che corre, magari Peter Sagan, che mi piace molto. Ti rivedi nelle caratteristiche di Peter Sagan, un velocista ma con anche uno spunto? Sì, oddio, non mi... però no, mi piace come corridore. Ascolta, prossimi obiettivi, prossimi impegni? E adesso sto preparando, mercoledì parto per il campionato europeo in Francia, su strada, e a metà ottobre ci saranno i campionati del mondo, li abbiamo preparati e speriamo vada tutto bene. Dobbiamo allargare la bacheca, prepararla più grande per ospitare qualche altra medaglia? Magari, non lo so, speriamo, io ci provo fino in fondo e vediamo.